L'ipotesi del suicidio per la madre di 31 anni trovata nel fiume Piave è esclusa. La donna, Anika Panfile, era scomparsa nel nulla e poi trovata morta nel pomeriggio del 21 maggio, nella provincia di Treviso. Le circostanze aveva fatto pensare a un gesto estremo, ma i risultati dell'autopsia non lasciavano dubbi è stato un. L'ipotesi in esame da parte degli investigatori è quella di una disputa degenerata nell'assassinio. Anika Panfile, madre 4 bambini, aveva lasciato il posto di lavoro intorno alle 1400 il 18 maggio e non era tornata a casa, dove viveva con la sua compagna, in una casa popolare nel comune spresiano. La donna era stata in arcade per raccogliere il CUD dal suo ex datore lavoro, Franco Battaggia, proprietario di un negozio pesce dove Panfile lavorava come cuoco, come riportato dal Treviso Tribune. Fonte fotografica tutto città Spresino, nella provincia di Treviso, dove ha avuto luogo e il partner ha immediatamente presentato una denuncia, preoccupata per la sua assenza. Domenica 21 maggio, un pescatore aveva trovato il suo cadavere nel fiume Piave. Secondo il primo esame esterno, non c'erano segni di violenza sul corpo. Per questo motivo, inizialmente, l'ipotesi che potrebbe essere stata presa in considerazione il suicidio. I risultati dell'autopsia l'autopsia, tuttavia, ha rovesciato lo scenario. In effetti, i segni tipici di un annegamento non sono stati trovati nei polmoni femminili, non è stata trovata acqua, mentre ci sono numerose lesioni al viso e alla testa. Il corpo non presenta quindi fratture compatibili con una caduta dall'alto. Il procuratore ha aperto un fascicolo per volontario contro persone sconosciute, in attesa di ricostruire le ultime ore di vita della donna e dare un volto al colpevole della sua morte. Nei prossimi giorni, chiunque abbia avuto contatti con Anika Panfile sarà ascoltato prima della morte e verranno analizzati le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i movimenti delle ultime ore. Un testimone l'avrebbe vista intorno alle 16:30 di giovedì 18 maggio vicino all'exposto di lavoro. È l'ultima testimonianza di Anika ancora viva. La donna non è stata trovata, che potrebbe rivelarsi fondamentale per chiarire gli eventi. L'ipotesi della controversia secondo la Tribuna Treviso, un'ipotesi che sarebbe ampiamente fuori tra gli investigatori è un seguito di una controversia. Forse qualcuno che la conosceva, nonostante non avesse pianificato elle, durante una discussione avrebbe potuto ucciderla. I colpi in faccia e la nuca sarebbero stati violentemente inflitti con oggetto schietto, forse bastone o spranga, che l'assassino potrebbe aver afferrato in momento di rabbia, al culmine di una disputa. Dopo averla uccisa, avrebbe nascosto il cadavere. Gli investigatori avrebbero anche indagato sulla presenza di un'altra persona, che potrebbe aver aiutato l'assassino a portare il corpo sul fiume. L'assassino potrebbe essersi avvicinato in auto il più vicino possibile alla Piave e poi, a mano, con elle.